Pistoia si è colorata di rosso per dire no alla violenza sulle donne. A conclusione del 25 novembre, giornata dedicata in tutto il mondo a questo tema, Piazza dell'Uomo è stata teatro di un flash mob organizzato dalla rete 13 febbraio. Le logge del Palazzo di Giano si sono così tinte di rosso, mentre sul selciato della piazza sono stati stesi tappeti dell'identico colore sui quali si sono sedute decine di donne. Con indosso una sciarpa rossa ed in mano dei palloncini, le partecipanti a questo atto collettivo di sensibilizzazione della comunità pistoiese hanno espresso ciascuna il proprio no alla violenza e agli abusi contro le donne, all'insegna dello slogan «Non toccare mia sorella». Sono i dati che riguardano questo fenomeno sempre più preoccupante. Negli ultimi 5 anni solo in Toscana sono state oltre 8.000 le richieste d'aiuto giunte ai centri antiviolenza, 28 le donne vittime di femminicidio. Numeri di anno in anno in aumento, la media è di almeno 1.000 in più ogni 12 mesi, con una fetta ancora importante di sommerso, come espresso nel rapporto sulla violenza di genere diffuso in occasione della giornata. Una violenza che non conosce distinzioni di età, estrazione sociale e nazionalità. In 6 casi su 10 l'aggressore è un partner, in 2 su 10 un ex. Autori di atti fisici, psicologici, ma anche economici, che avvengono soprattutto tra le mura domestiche.